Ciao, eccomi qui per parlarti dell'ultima lettura che ho fatto, ovvero Harry Potter e la maledizione delle eredi. Veramente questa è una lettura che ho finito già da 3-4 giorni, però il mio figlio si è beccato il virus e quindi ero proprio impossibilitata. Comunque, te ne parlo immediatamente. Non mi dilungo sulla trama perché ne hanno parlato e soprattutto sparlato tantissimi. Non mi dilungo nemmeno sul formato, perché già dovresti sapere che è scritto sotto forma di opera teatrale, di conseguenza abbiamo cose del tipo, prendo a caso, qua, Scorpius scende mestamente da una rampa di scale, Delphi arriva dall'altro lato, cose così, insomma. Quindi c'è chi non l'ha amato perché l'ha trovato troppo dispersivo, c'è chi non ama proprio leggere cose così, io l'ho adorato. Io veramente, veramente, oltre a esserci rimasta un po' male perché mi ricordo, cioè, da come vedevo io, i libri inglesi mi sembravano un po' più grandi, con l'italiano invece è un formato leggermente più piccolo, però la copertina gommosa, io la adoro, è bellissima. La Salani secondo me ha fatto un grande lavoro. Bravissimissimi, e soprattutto Harry è il nostro solito Harry. Allora, Harry lo troviamo 19 anni dopo, come già si sa, e è sempre lui, è sempre quello che vorrebbe fare la cosa giusta, è sempre quello che però è estremamente insicuro perché comunque è cresciuto senza punti di riferimento e si trova spaesato a dover gestire una famiglia con dei figli, soprattutto con un figlio cui ha dato due nomi importanti, Albus Severus, che appunto sente il peso di quello che ha addosso e è convinto di essere in grado di poterlo sopportare. Durante il viaggio diventa molto amico di Scorpius, ovvero il figlio di Malfoy, e la cosa già si fa strana perché uno dice: ma come diventi amico di un tuo nemico? Cioè, dovrebbe essere tuo nemico, però tu non lo so, insomma, un casino. Però Scorpius si rivela l'opposto di quello che sono i Malfoy, cioè di quello che noi abbiamo conosciuto essere dei Malfoy, anche se Draco in questo volume subisce un cambiamento. Ermione è la solita ragazza super intelligente che con la sua saggezza e la sua amicizia sostiene perennemente Harry insieme a Ron, che è un altrettanto sostenitore sfegatato di Harry, che però si mostra essere sempre il solito pirla, cioè sempre il solito giocherellone. Lui è fatto così, insomma. Draco, appunto, è colui che all'inizio mette zizzania, ci sono vari dubbi che vuole insinuare, tutto quanto, però non ti voglio spoilerare di più perché ho già fatto fin troppo. Questo, secondo me, è un libro che, a parte che secondo me alcune critiche veramente, c'è cioè anche lì, e poi dare non voglio fare il nome di chi ha fatto queste critiche perché cioè, non mi interessa. Però e poi dare il nome dei personaggi che già conoscevamo, anche qui Albus Severus. Scusa. Ma vabbè, adesso non c'è più l'usanza perché adesso va di moda chiamarsi Dylan, chiamarsi Chantal, chiamarsi sto cazzo. Ma una volta si davano i nomi dei nonni oppure del genitore, del fratello defunto, cioè. È sempre stato normale che fosse così, non vedo perché adesso, perché lo fa Harry Potter, questa cosa deve dare così scandalo. In più, dà due nomi di due personaggi che, ragazzi, parliamone. Cioè, se hai letto Harry Potter e dici di esserne fan, come fai a dire che cacchio gli ha messo sti nomi a fare? Vabbè, poi altra cosa, ma è possibile che Scorpius sia proprio figlio di Voldemort, Cicci? La parola pettegolezzi vi dice niente? Se sono pettegolezzi,
Non per forza devono essere cose vere, cose reali, zio cantante. Io posso dire adesso qualsiasi cosa di un qualsiasi youtuber e la cosa potrebbe dilagare. Che cos'è la realtà? No, perché l'ho detta io, quindi, cioè, non lo so. Beh, sembra che a volte veramente ci si voglia attaccare a di quelle stronzate. Comunque, ritorniamo a noi. Secondo me questo è un libro che parla di quanto sia difficile essere genitori. Harry, che comunque si accorge, è frustrato per non essere in grado di fare il padre con suo figlio Albus, che comunque è adolescente, quindi sta attraversando un periodo burrascoso e tutto quanto, però parla altrettanto di quanto sia complicato l'essere figli, perché è vero che non è facile essere genitori, ma non è nemmeno facile essere figli, perché essere figli vuol dire dover accettare i consigli, dover ascoltare. E il figlio queste cose non le fa. Non le fa perché è convinto, siccome io sono una creatura indipendente da colui che mi ha generato, io non ho bisogno di colui che mi ha generato, non ho bisogno della sua ombra, non ho bisogno dei suoi consigli, non ho bisogno di niente da lui. Errore, errore. Lo sentiamo tutti i giorni al TG. E lo leggiamo in Harry Potter e la maledizione dell'erede. Quindi questo secondo me è il primo messaggio importantissimo. Altro messaggio importante che io vi ho trovato è il messaggio del dialogo. Se non c'è dialogo, non c'è futuro. Sembra una frase da campagna politica, però è così. Cioè, in qualsiasi tipo di rapporto, che sia un rapporto lavorativo, che sia un rapporto familiare, d'affetto, qualsiasi, se non c'è dialogo non si va da nessuna parte. E anche questo, cioè, anche di questo abbiamo prova costantemente. Mi sono fatta anche degli appunti perché effettivamente ho trovato un sacco di cose da dire. Poi c'è Piton, ragazzi, scusa, mi è venuto in mente così. Piton, io Piton, cioè. Lo amo, va bene. Scorpius, tra l'altro, faccio un altro piccolo spoiler, tanto già, chissà quanti video avrai visto prima del mio. Scorpius dimostra di veramente non essere un Malfoy e soprattutto di essere quasi più saggio di un Potter. Quindi la cosa mi è piaciuta tantissimo. Finalmente. C'è questo capovolgersi un po' delle cose, non sempre il cattivo è sempre cattivo, non sempre il buono è sempre quello giusto, coraggioso, forte, che non sbaglia mai, ok? C'è una frase che ti voglio leggere. Allora, qualunque etichetta ci mettano addosso, io so per certo che il tuo cuore è buono. I nomi che porti non devono essere un fardello. Erano grandi uomini. No, aspetta, Albus Silente ha passato i suoi guai, non credere. Severus Piton, beh, sai tutto di lui. Erano grandi uomini con enormi difetti e sai una cosa, quei difetti li hanno resi quasi più grandi. Poi ce n'è un'altra che avevo. Ah, ecco, quando per esempio ti dicevo che Voldemort ha il figlio che è Severus. E Severus che Scorpius, cioè lo stesso Albus dice, da una persona così malvagia, come può essere nato un figlio come te che non è niente di malvagio? Quindi c'è anche lì il fatto di stare a criticare, no? Con la giratempo sono tornati indietro e hanno fatto il figlio con Voldemort, ma ti pare una cosa da, a parte che voglio dire, è un fantasy ragazzi, quindi tutto è possibile, punto primo. Punto secondo, ma uno arriva a fare qualsiasi cosa. Quindi, siccome volere è potere, questi hanno una giratempo, e perché non farlo? Perché tu mi dici che non si può? E tu chi sei? Eh? Poi, premessa, cioè scusami, piccola parentesi, premessa di che? Piccola parentesi sul fatto di, che questo è un libro puramente commerciale. La pensi così? Sei un pirla perché ci hai speso soldi, perché se già lo pensi, cosa sei andato a comprarlo a fare? Io non penso sia puramente commerciale e
Se dovessi pensare anche questa cosa, non dovrei comprare nessun libro perché, come aveva già detto Silvia del canale CCTube, non penso ci sia una persona al mondo che faccia un qualcosa puramente a scopo gratuito. Tutti dobbiamo campare, tutti abbiamo da campare, quindi se si può guadagnare un qualsiasi cosa su qualsiasi cosa, lo si fa. E questo è un dato di fatto. Quindi, dal cantante allo scrittore a chiunque. Punto, chiusa parentesi. Ultima cosa, non mi ricordo dove l'ho segnata. Vediamo se la trovo. Ah, c'è Harry che si arrabbia con Albus Silente. Cioè, ragazzi, io questo libro qua, veramente. Cioè, l'ho adorato. Allora, io non vedo l'ora che ne esca un vero e proprio romanzo perché voglio che sia più ricco di dettagli, più ricco di particolari. Lo voglio veramente più corposo. Però a me questo libro ha dato un sacco, un sacco, un sacco di emozioni. E soprattutto anche tutte le varie introduzioni dove spiegano tizio entra da qua, ha lo sguardo cupo, guarda a destra, guarda in alto. Non hanno fatto altro che arricchire la mia immaginazione. Io mi sono proprio immedesimata in quello che stavo leggendo e io ho adorato questa cosa. Perciò io do un voto altissimo a questo libro, 5 stelle su 5, perché spero sia l'inizio di una nuova saga con i nuovi protagonisti di Harry Potter. Ciao, ci vediamo al prossimo libro, al prossimo video. Ah, e scusa se sono saltata di palo in frasca, ma io veramente questo libro qua, cioè, mi ha dato una carica che non riuscivo a mettere in ordine tutte le frasi nonostante gli appunti, ma va bene. Ti lascerò comunque il mio blog. Lì ho fatto una recensione un po' più seria, un po' più ordinata, e quindi magari se hai voglia di dargli un'occhiata. Ok, ciao, bacioni.